Ehi, lo sai che su Fandom puoi acquistare qualsiasi gadget a tema Marvel, DC, serie TV, anime e trovi di tutto, magliette, Funko Pop, action figure e con il codice JAXAD hai anche un piccolo sconto. Link in descrizione. Ed eccoci qui con il trailer di Spider-Man 3. Concludiamo quindi il recupero dei trailer della saga di Raimi e vediamo un po' come è invecchiato anche Spider-Man 3 con questo trailer. Vediamo un po'. Tum. Tum. Musica sempre troppo epica. C'è poco da fare. Chiederò a Mary Jane di sposarmi. Un uomo deve pensare a sua moglie prima che a se stesso. Tu saprai farlo, Peter? Sì, credo di sì. Abbiamo nuovi dettagli. Questo è il vero killer di suo zio. Abbiamo perso le tracce due. Sta cosa che hanno dovuto mettere l'uomo sabbia in mezzo alla morte zio Ben, ma a me è piaciuta. Quest'uomo ha ucciso mio zio! Ed è ancora libero! A volte tutti hanno bisogno di aiuto, Peter. Perfino Spider-Man. La vendetta è come un veleno che può distruggere prima che te ne renda conto. Ti Mamma trasformi raga, il in qualcosa. costume nero è una grandissima figata, c'è poco da fare. Questo costume, ma da dove spunta il potere? È piacevole. Perdersi in Che esso. spettacolo! Oh, Spidey, bello il tuo nuovo costume. Ti ricordi di Ben Parker? Ma a te che ce ne importa, scusa? Moltissimo! Perché dovrei mandarti via? Io ti amo. Sapevi che sarebbe accaduto? No, spoilerano la parte in cui combattono la parte finale. Ma dobbiamo perdonarci l'un l'altro. Harry e Tutto Peter. quello che siamo stati non ha più senso. Ti chiedo di aiutarmi. Devo fare in modo che finisca. No, spoilerano pure che se lo toglie. Niente da fare, raga. I trailer degli anni 2000, se non spoiler, non sono contenti. Però che cacchio di figata, raga. Ma che cacchio di figata. Madonna, raga. Cioè, comunque. Resta troppo figo. Resta troppo figo. Il film che sicuramente ha più problemi della trilogia. Però. Cioè, con un trailer così, ma come facevi a non gasarti? Come facevi a non gasarti? Il costume nero, Venom, Peter che diventava cattivo, cioè era troppo interessante, troppo figo. Il trailer è una grandissima figata, ha sempre un po' quel vizio di spoilerti qualcosa di troppo, però il trailer si presentava insomma abbastanza bene, faceva vedere un sacco di robe fighe. Resta comunque un bel film, ragazzi. Cioè, per quanti problemi possa avere, e io li ho sempre detti, sempre ammesso, insomma, nonostante sia un grandissimo fan dello Spider-Man di Raimi, i difetti ci sono assolutamente, però resta comunque figo. C'è la scena in cui Peter si toglie il costume, è spettacolare. Quando il costume nero appare per la prima volta, anche lì è stra mega fighissimo. Cioè, nonostante tutto, quindi. Il film è figo, ragazzi. Il film è figo. Ci sono un sacco di cazzate. Eddie sicuramente è un personaggio un po' del cavolo. Anche Venom, insomma, è stato buttato così molto velocemente nel fine del film. Però, comunque è bello. Cioè, è bello da vedere. Certe scene sono ancora oggi memorabili. Raga, questo film è comunque meglio di Far From e Homecoming messi insieme. Cioè, detto onestamente, per me è così. Nonostante i problemi, però è di una figata allucinante. L'uomo sabbia è un ottimo personaggio. A parte il fatto che viene messo in mezzo alla storia di Zio Ben, che secondo me quella è una grandissima cazzata, non avrebbe dovuto farla. Per il resto è un bel personaggio. C'è anche l'evoluzione di Peter Parker, che finalmente riesce un pochettino a sistemare la sua vita. Inizia a credere un po' di più in se stesso. Insomma, ci sono tanti elementi positivi di questo film alla fine, perché magari uno pensa sempre a quelli negativi, però ce ne sono anche molti positivi. Spider-Man 3 resta comunque nel cuore, cioè nonostante tutto è bello lo stesso. Un film su cui c'è stato sempre un gran dibattito, però ancora una volta chiedo la vostra opinione. Detto questo, iscrivetevi al canale Twitch e tutti gli altri social, iscrizioni, mi raccomando ragazzi, iscrivetevi perché presto, insomma, recupereremo anche altri trailer dal passato. Nel frattempo vi saluto e ci vediamo alla prossima.